Gli Arcieri Melogu presenti a questa giornata che qui a Norbello vedrà impegnate diverse discipline agonistiche che poi alla fine fanno parte della grande famiglia del CIP. Ne parliamo con Stefano Cau, un modo come un altro per rendere omaggio e soprattutto promozione a quello che è il vostro sport, il tiro con l'arco. Certo, è un appuntamento importantissimo, siamo lieti di dare una mano a Simone e quindi al tennis tavolo in questa manifestazione e facciamo sì che anche il nostro sport venga conosciuto in questa splendida occasione, ovviamente. Stefano, un modo come un altro, dicevamo poc'anzi, di promozione, ma promozione per uno sport, quello del tiro con l'arco, che sta facendo veramente dei grandissimi risultati in campo regionale, in campo nazionale, con l'ottica rivolta agli appuntamenti importanti, quelli insomma dovrebbero consacrare ancora di più i vostri atleti nel panorama delle Paralimpiadi. Diciamo che il nostro movimento ha dei numeri molto più bassi rispetto alle altre regioni, quindi abbiamo comunque degli atleti di alto livello e con un numero esiguo di tesserati della Sardegna è comunque un vanto per noi. Abbiamo diversi gruppi ragazzi nei gruppi nazionali, quindi il movimento sta lentamente andando avanti e prendendo piede, perché comunque è uno sport di nicchia, è poco conosciuto, quindi anche queste occasioni sono utili per farci conoscere e per far sapere a tutti che esiste anche il tiro con l'arco. Stefano, e poi l'occasione è buona per portare fuori ragazzi diversamente abili, grazie anche all'ausilio e alla partnership con l'INAIL, per far capire che insomma c'è un mondo tutto differente da vivere e da frequentare, anche perché poi dai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Certo, questo poi è un altro importantissimo elemento di questa giornata e soprattutto il tiro con l'arco e la fitarco è impegnata da tempo ormai nel mondo della pararceri, perché comunque noi siamo perfettamente integrati nelle nostre competizioni sia normo che per disabili, comunque sia abbiamo già un connubio molto solido come sport e quindi per noi è molto molto semplice, ecco, aprire le porte in queste manifestazioni al nostro sport. E in chiusura è l'occasione unica per preparare anche quello che sarà il prossimo evento che ormai da qualche anno riguarda la pararceria mondiale e europea in quelle di Olbia. Sì, quello sarà un'occasione, un appuntamento che ormai è arrivato all'ennesima edizione, la terza, e di conseguenza sarà a fine aprile e primi di maggio un European Cup e pararceri che comunque sta accogliendo sempre più nazioni e sempre più persone, che quindi si sta consolidando anche questa grande manifestazione e quindi invito tutti ovviamente a parteciparvi quest'anno.